Sono contento che con il signor Floridi si sia potuto inaugurare il salone dedicato a mia moglie che è Lucina Croce Spalvieri. Come nasce questo restauro? Questo restauro nasce dalla mia visione del futuro, dalla volontà di ridare ad Alatri uno spazio che non veniva utilizzato dal 1300, dal 1400, perché il tetto crollò per difetto di progettazione, crollò nel 1348 con un terremoto devastante. E fino ai giorni nostri c'era solamente l'imposta delle mura e le imposte degli archi. Con l'architetto Fontana che ha collaborato con me, con il quale abbiamo fatto la progettazione e la direzione dei lavori, ci siamo imbarcati in questa operazione di ricostruzione del palazzo, che non è stata semplice, non è stata semplice e dal punto di vista dello studio filologico, ma anche mettere d'accordo sovrintendenza archeologica e genio civile, perché abbiamo dovuto contemperare le esigenze della statica e le esigenze della ricostruzione del palazzo, mettendoci d'accordo con i vari funzionari della sovrintendenza archeologica. E poi anche sulla scelta dei materiali che sono per quanto possibile il più vicini a quelli che furono utilizzati originariamente. Oggi, così come si presenta, è praticamente la rappresentazione di quello che era il palazzo, il salone di rappresentanza del cardinale Gottifredo. Questo palazzo non fu utilizzato molto nel corso della storia, perché nella storiografia non è stato molto presente, il che ci ha fatto pensare che fosse inutilizzato già prima del 1348. Ci furono dei terremoti catastrofici, 48 e 50, e quindi non ha avuto la possibilità di entrare nella storia di Alatri. Non viene menzionato mai, vengono sempre menzionate le case grandi. Le case grandi perché insieme con questo salone, che è il corpo centrale, il corpo di fianco che è attualmente utilizzato come museo archeologico e la torre di fianco, svettavano sulla architettura di Alatri e quindi venivano definite le case grandi fino ai giorni nostri, perché ancora qualche vecchio lo ricorda come le case grandi. Oggi nel Palazzo Gottifredo viene menzionato anche la parte del 1700, perché utilizza lo stesso portone di ingresso del 1200, impropriamente, perché il Palazzo Gottifredo è quello del 1200. È l'appartamento che oggi viene utilizzato dall'associazione Palazzo Gottifredo, dove ci sono delle pitture murali del 1700 che io con la mia famiglia abbiamo restaurato e sono visibili, sono possibili vedere. Mi fa piacere che ci sia questa mostra, che con il signor Floridi ci sia stata questa possibilità di presentare e la sala e i dipinti di Sant'Anna, che ho visto qualificano anche la storia della famiglia Floridi e la famiglia di Doria Pamphili. Questo è, sono contento che l'evento sia avvenuto in questo che io ritengo una bella sala, insomma, questo è. Oggi stiamo inaugurando la mostra del Trust Floridi Doria Pamphili, che è ospitata in questa splendida sala del Palazzo Gottifredo. Il Palazzo Gottifredo è uno per quanto riguarda l'edilizia civile, forse il monumento, l'edificio più prestigioso non solo di Alatri, ma forse dell'intera provincia di Frosinone. E noi, io sono il presidente dell'associazione Gottifredo, che ha sede in questo palazzo, nel piano sottostante a questo nel quale ci troviamo,
Abbiamo come finalità quella non solo di promuovere la cultura, la valorizzazione del patrimonio artistico della nostra provincia e non solo, ma anche quella più specifica di operare per una valorizzazione di questo edificio, di questo palazzo, con attività di carattere culturale ed espositivo di cui la mostra di oggi è un primo importante esempio. Nella sede dell'Associazione Tifredo c'è un'altra mostra dedicata al pittore futurista originario della nostra terra, Arturo Ciacelli, per cui il mio invito rivolto a tutti è di venire a visitare le due mostre che sono ospitate qui in Palazzo Gottifredo ad Alatri. Eh sì, il Trust di famiglia Flori di Doria Banfili ha organizzato 5 incontri, uno con la politica a Trevi, uno con la scuola ad Anagni, una mostra ad Alatri. Stamattina abbiamo incontrato il sindaco di Trevi appunto con la politica e oggi pomeriggio c'è invece l'inaugurazione della mostra. Il tema è sempre l'estasi e l'ambiente, questo è il tema generale dell'iniziativa e serve anche a far conoscere il Trust a queste realtà nostrane, diciamo Ciociaria, perché c'è un forte legame tra la famiglia Floridi soprattutto, ma anche la famiglia di mia moglie Doria Banfili e questi comuni. L'occasione è stata l'archivio storico Giovanni Floridi di Guarcino. È un archivio notarile che ha molti problemi di apertura al pubblico, di gestione e il Comune finalmente si è mosso, anche col nostro aiuto, per rilanciarne l'apertura al pubblico. Speriamo anche di vincere un bando per la digitalizzazione dei documenti. Tornando alla mostra dove siamo, questa apre soltanto per un weekend, quindi consiglio a tutti di venire se hanno il tempo, è a Palazzo Gottifredo, al piano superiore alla mostra sul futurismo e l'ho organizzato insieme con l'associazione appunto Gottifredo e il presidente Tarcisio Tarquini che ringrazio, come ringrazio il proprietario del salone dove siamo ospiti dell'architetto Spalvieri. La mostra tenta di rilanciare, diciamo così, l'esperienza di alcune sante della nostra storia, sono tutte italiane, praticamente tranne l'ultima, dal 1300 fino appunto al 700, che hanno avuto in questa esperienza mistica di un rapporto con la natura straordinario, che è fatto anche di tanto sacrificio però, oltre che di godimento, il loro modo poi di accostarsi a Dio, ma anche accostarsi agli altri. Infatti il segno della mostra, di cui ringrazio anche il grafico che si chiama Samè, è stato molto bravo a indovinare l'immagine della mostra, è un cuore in mano. Sono tutte sante che vengono rappresentate con il cuore in mano, perché è come se avessero avuto l'esperienza di uscire di sé, ecstasi appunto dal greco, uscire di sé, e quasi follemente innamorate del mondo, della natura, ma anche delle persone, di dedicarsi agli altri. Questi due aspetti, natura e comunione con gli altri, sono quello che il Papa ha messo in evidenza, è il nostro problema di oggi. Noi soffriamo di due grossi problemi, il primo è l'ambiente che andrà affrontato in tempi veramente, veramente estremamente, diciamo così, veloci, così come l'ultima COP anche ha messo in evidenza, no? La riunione internazionale dell'ONU, ma soffriamo soprattutto di inequità. Se fossimo un mondo più equo saremmo anche un mondo meno inquinato. Martedì addirittura abbiamo coinvolto il Vescovo, mi sono permesso di farlo perché non sono più direttore dei beni culturali, io sono un diacono, sono stato tanti anni direttore dei beni culturali, mi sono tolto da questo incarico, quindi però adesso lo posso invitare ufficialmente e il Vescovo darà proprio le conclusioni. La relazione più importante sarà di una suora, ci racconterà la sua esperienza, i suoi studi sull'estasi, si chiama Marta Gadaleta e delle suore agostiniane. È un convegno che riapre l'archivio, in qualche modo sono tanti anni che è chiuso, e si terrà a Sant'Angelo a Guarcino martedì 14 dicembre alle ore 15, perché è anche la festa del patrono. Patrono Sant'Agnello, che come anche il patrono di Trevi, stamattina dicevamo con il sindaco, ha un atteggiamento simile verso la natura, quindi il convegno ci sta bene, soprattutto per una festa patronale, per dargli un nuovo slancio, perché poi queste tradizioni bellissime nostre, locali, vanno in qualche modo rivissute anche dai più giovani, ne devono capire il valore, non solo di storia, di radice, ma anche di futuro, perché sono un atteggiamento vincente rispetto al mondo di oggi, al consumismo, al relativismo, no? Che impera nella nuova generazione.